Grazie a Lucia Voltan per questa bella chiacchierata che ci ha calato nell'atmosfera natalizia da Longiano. Ora noi parliamo invece di un progetto europeo, il progetto Prolific, che cerca di dare una nuova vita agli scarti delle lavorazioni agroindustriali. Ivale Picoco. È immersa nel verde dell'orto botanico dell'Università di Bologna, la palazzina dove si lavora Prolific, progetto europeo che coinvolge 17 partner di 10 paesi diversi. L'intero coordinamento scientifico è affidato ad Annalisa Tassoni, docente del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Il progetto Prolific consiste nell'utilizzo di scarti della lavorazione agroindustriale per estrarre delle proteine, degli altri molecole attive che possono essere utilizzati come ingredienti per diversi campi industriali. Gli scarti agroindustriali rappresentano un serio problema per il loro forte impatto ambientale e per i costi di smaltimento molto elevati. Come dar loro una seconda vita è l'obiettivo del progetto Prolific. In 4 anni di ricerca e con oltre 4 milioni e mezzo di euro complessivamente a disposizione, i ricercatori dovranno elaborare 16 prototipi destinati all'industria. Tre le tipologie di prodotti allo studio per queste applicazioni: i legumi, in particolare piselli, fagiolini e ceci, i funghi e il caffè. Tutti questi scarti di lavorazione contengono un'alta percentuale di proteine, fibre e anche molecole attive come alcuni polifenoli o altre molecole come per esempio la caffeina nel caso del caffè. Possono essere utilizzate sia come ingredienti per gli alimenti che come ingredienti per la cosmetica, che come base per fare dei nuovi polimeri, dei nuovi materiali, che come additivi per mangimi per animali. Per l'industria agroalimentare, dunque, quello che attualmente è un problema potrebbe diventare un'interessante opportunità economica. Di tutti questi tipi di scarti, noi abbiamo diversi milioni di tonnellate all'anno di residui in tutta Europa e quindi sono scarti deperibili, sono scarti che devono essere gestiti dalle aziende, che per la maggior parte delle volte sono un costo e che quindi le aziende cercano in qualche modo di valorizzare.